questa settimana, e soprattutto giochiamo contro la squadra, una buona squadra, non è un caso che sia tra le prime otto, una squadra capace di vincere la Reggio Emilia, la Pistoia, Caserta, che ovviamente è quella nuova, squadra di Italia, ha messo a nudo i nostri limiti oggettivi, che sono quelli di una scarsa potenza quando in mezzo all'area, e non abbiamo continuità a continuare fuori. Siamo una squadra, sappiamo che essere una squadra di questo valore, credo che pur essendo molto rammaricato per quanto riguarda la sconfitta, siamo esattamente dove dobbiamo essere. Siamo stati di lottare per la prima e l'ultima giornata per salvarsi, e contro queste squadre diventa difficile giocare con loro. Aggiungete poi quello che è successo, i giocatori con cui abbiamo a disposizione, diventa tutto più complicato. Se vogliamo vincere proprio come questo, dobbiamo giocare veramente in maniera con molta, molta energia, cosa che oggi abbiamo fatto a tratti, perché abbiamo bisogno di correre in contropiede e segnare da fuori. Se no non si aprono gli spazi. Loro molto furbescamente ci hanno chiuso gli spazi, ci hanno lasciato qualche tiretto da fuori, tutte le volte che ci hanno fatto andare dentro l'area, erano contatti fisici, più o meno leciti, molti leciti. Sì. E alla fine si è costruito un 15-52 da 2. Purtroppo nel percentuale 2 ci sono anche tanti rimbalzi, quindi diciamo così i possessi sbagliati sono un po' meno, perché non ci consola, abbiamo preso quasi 50 rimbalzi, non ci siamo concretizzati, non abbiamo avuto la forza, il volume, la tecnica e l'esperienza per guadagnarci un tiro da sotto. Diventa molto difficile, anche perché poi qualche tiro aperto, come Gilchrist, che statistica che abbiamo preso 6, che sembra un poveretto, in realtà ha preso buonissimi tiri, che nel momento praticamente segna 6. Cambia ovviamente perché certi giocatori devono ancora maturare, e quindi noi siamo quella squadra che siamo in questo momento. Siamo lì, stiamo lottando, siamo arrivati a meno 5, quindi vanno a dire ai ragazzi, sicuramente dobbiamo ancora avere molta molta più energia dall'inizio e metterci qualche problema in meno, tanto. Invece a volte siamo un po' troppo leziosi, oppure, la cosa peggiore che succede, ogni tanto qualcuno tiene la palla in mano, che è normale, e quando il livello è diverso, è normale che qualche giocatore tiene la palla in mano con l'idea positiva di voler aiutare la squadra. In realtà dovrebbe essere una squadra tutto tondo. E finché non lo diventiamo completamente, in partita di questo livello sarà per noi molto difficile portarla a casa. Domande? È possibile, siccome lo stato di forma non è costante durante una stagione, che stiate attraversando una fase tra virgolette down, sì, complessivamente? Hai ragione, sicuramente. C'è più di un giocatore senza energia, più qualche infortunato, lo stesso Azzer ha giocato senza stare bene, cioè che era la metà dell'energia, però questi dobbiamo usarli, probabilmente accusiamo un piccolo down di qualche giocatore. Seconda cosa, hai scelto il press per dare una svegliata alla squadra? Sì, dobbiamo essere aggressivi, costruire qualche canestro, qualche schizzatura in mezzo all'area, però grazie alla pressione siamo arrivati a meno 5, con tiro a 3 sbagliato, un buon tiro di Valerio, per andare a meno 2. La strada è quella, non c'è più da fare, non dobbiamo, non posso dire, deprimerci troppo, dobbiamo essere arrabbiati, nel senso che dobbiamo andare avanti con il nostro programma, però la strada è quella, non c'è più da fare. Ti volevo chiedere, ieri ho letto le parole della tua conferenza stampa che insomma, lasciavano presagire che stasera avresti accettato anche due palle perse in più pur di alzare i ritmi e accendere anche un po' l'ambiente, e mi sembra che però la squadra anche 15-16 minuti questo non lo abbia interpretato. No. Mi è sembrato che camminassero e camminando giocatori come Vitali, sembrano Messi Jones. Io credo questo. Che... Cioè Luca è bravo, però sì. Non è nel ritmo la sua... No, nella stazza, nella testa, nell'esperienza. Sì. Io credo questo, che tutti noi inconsciamente ci siamo un attimino... abbiamo pensato di essere un po' più bravini di quello che siamo. Un po' tutti. Da me a chi legge il giornale. E questo può succedere, voglio dire, è fisiologico, è naturale. Però sono anche dei ragazzi che hanno capito chi sono, e
cose che devono fare per migliorare. Sono sicuro che ripartiremo fuori. Perché noi dobbiamo giocare partite molto più, tra virgolette, sporche, ok, anche più brutte tecnicamente, perché non possiamo ancora fare i compiti di quei liberali. Dobbiamo fare i compiti di quelli che stanno per imparare. E credo che questa sia una lezione che servirà sicuramente. E quindi, ripeto, fa molto male, però giocare una partita contro questi adesso, cioè per me è una squadra molto, ma molto quadrata, anche perché abbiamo due nazionali dentro, noi avevamo difficoltà. Abbiamo potuto giocare tanti minuti anche con Guaita 3, che adesso ovviamente non è un prodotto finito. Siamo un po' che cerotto, ma soprattutto dobbiamo essere pronti qua mentalmente a ripartire e sapere che siamo una delle 3-4 squadre che deve lottare per la salvezza, con molto tranquillità. Domande?